Non sono molti gli italiani che hanno imbracciato le armi per sparare come Eddie Ongaro, il miliziano italiano ucciso nel Donbass mentre combatteva a fianco delle milizie filorusse. Per intelligence e antiterrorismo attualmente sarebbero meno di 20 e il monitoraggio su di loro è costante. Ma si calcola che dal nostro paese siano andati a combattere in Ucraina dal 2014, quando esplose la rivolta di Euromaidan, diverse decine di persone, una sessantina. Si tratta di persone equamente distribuite fra le due fazioni combattenti. Da una parte i gruppi separatisti filorussi, dall'altra i gruppi nazionalisti alleati con l'esercito nazionale ucraino. La maggior parte dei combattenti stranieri in Ucraina avrebbe posizioni di estrema destra, ma non mancano fra gli italiani partiti per il fronte anche simpatizzanti di estrema sinistra. Andrea Palmeri, soprannominato Generalissimo, ha 42 anni ed è di Lucca. Simpatizzante neofascista e capo ultra della sua città d'origine, Palmeri si è recato in Donbass la prima volta 8 anni fa. Tra i miliziani di nazionalità italiana bisogna citare anche Giulia Schiff, pilota veneziana espulsa dall'aeronautica e che si è arruolata nelle forze speciali della Brigata Internazionale Ucraina. Fra i veterani del Donbass, amici dei russi, c'è anche Massimiliano Cavalleri, 42 anni, di Palazzolo, in provincia di Brescia. Nome di battaglia Spartaco. Quando sparo vedo sì gli ucraini, ha detto in diverse interviste negli anni scorsi, ma vedo anche Bruxelles o i politici italiani. In merito alla possibilità che i cittadini italiani si uniscano ai combattimenti in corso in Ucraina, è intervenuto anche il nostro ministro degli esteri, che ha chiarito: combattere in Ucraina è reato. Per atti ostili verso uno Stato estero che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra è prevista una pena da 4 a 15 anni di reclusione o addirittura l'ergastolo se la guerra avviene.